Ecco ragazzi, bentornati. Questa di oggi è una MotoGP, fondamentalmente Ducati Desmo 16 RR, una moto che non si vede tanto sul web, soprattutto perché, ma chi gliela dà una moto così a degli youtuber? Insieme al mio carissimo collaboratore Antonio, detto Hunger Gergiulo, oggi vi racconteremo questa moto fantastica. Com'è sta moto? Ti giuro che sembra una frase fatta. Quando sono salito sopra ho detto: oddio, è la cosa più bella che ho mai guidato. Ringrazio a priori il proprietario che ci ha concesso di toccarla, di metterci le mani sopra. La moto è dal vivo è più bella di quello che vedrete oggi in questo video. Vi chiedo, per favore, con una moto così, come fate a non iscrivervi al mio canale? Fatelo adesso e poi, ragazzi e ragazze, distruggetemi la colonnina dei commenti. Voglio assolutamente sapere cosa ne pensate di questa moto che comunque su YouTube non si vede più di tanto. Una moto italiana che ha vinto un mondiale con il pilota Casey Stoner nel 2007. Mortacci suoi, archio di favorossi. Vabbè, però Ducati, insomma, è stato bello vederla sfrecciare con le Bridgestone. In ogni caso, signori, il video sta per cominciare, quindi allacciatevi le cinture, gas a martello e buona visione. La progettata è un malato di mente. Nel 2006, Troy Bayliss, appena laureatosi campione del mondo di Superbike, fu chiamato a correre l'ultima gara del motomondiale a Valencia, su una Ducati Desmo 16 MotoGP. Si presentò il giovedì con il borsone a tracolla e la domenica andò a vincere quella gara come se fosse la cosa più normale del mondo. Ecco, è così che mi sono sentito. All'improvviso mi viene detto che avrei potuto guidare quella stessa moto. E io non ho fatto altro che caricare il mio borsone in macchina e presentarmi sul luogo dell'appuntamento. E te lo devo confessare, la notte precedente ho fatto fatica a chiudere gli occhi. Mi sono seduto e mi sono sentito a casa. È assolutamente l'oggetto più bello che abbia mai guidato. È tutto estremizzato all'ennesima potenza, ma al tempo stesso tutto perfettamente modulabile e gestibile. Il suono è inspiegabile, ti entra nel cervello, è un boato che preannuncia il suo passaggio chilometri e chilometri prima. Quando credi di avergli dato il gas, ti accorgi che ancora non gliel'hai dato come si deve. È infinita, continua a spingere, va sempre più forte. Ti dà confidenza, è assurda, ti sfida. Ti dice provaci, dai, puoi farlo. Ti fa sentire onnipotente, ma non lo sei. Quando trovi il coraggio di aprire fino in fondo, ti spara da una curva all'altra con una prepotenza inaudita. Una progressione incredibile con l'anteriore che inizia a galleggiare, ma resta sempre granitica e stabile. È la moto più bella sulla quale sia mai salito. Un motore di 989 centimetri cubici, con struttura a V di 90 gradi. Componenti in titanio e magnesio, strettamente derivato da quello della MotoGP, leggermente addolcito per un utilizzo stradale. Pesa 171 kg. Questo esemplare ha uno scarico diretto ed una mappatura della centralina che porta la potenza a 215 cavalli con circa 120 Nm di coppia ed il motore che urla fino a 14.500 giri. Il tutto senza l'aiuto di alcun controllo elettronico.
c'è solo una frizione antisaltellamento meccanica, non si sente il bisogno di altro, il cambio è perfetto in tutte le fasi di utilizzo. È proprio così come l'avrebbe voluta Casey. La frenata è portentosa, estremamente modulabile, anche con un solo dito. Perfetti gli spazi e l'abitabilità per una persona di media statura come me, 1,75 m circa. Il gommone posteriore scarica alla grande, a terra, tutta la cavalleria, a tal punto che ti verrebbe voglia di fare il trick, tirarla su, spingere sulle pedane, sporgere il busto all'interno della curva e spalancare sempre di più il gas. Senti un attimo, Matteo, dì che la moto segna riserva. Servizi di segreto. Strano, non ha risposto alla prima. La moto è in riserva, Matteo. L'ha detto un Loro stanno a capire se il benzinaio è aperto. A posto. Ma questa stava in rec. Capirai. Ciao Matteo. Il cerchio posteriore è da 16 pollici, una vera rarità, come una vera MotoGP dell'epoca. Certo, le gomme stradali risultano quasi del tutto introvabili. Che spettacolo! Questa è una moto unica. Lo so. Come mai sta qua? Stiamo facendo un video. Lo so, posso la fare moto, una foto? Certo. Aspetta. La moto di Stoner. Sì. Bellissimo, ragazzi. Mamma mia. Lo scarico a camino e dietro alle tue chiappe. Due sfoghi annegati all'interno del codone. Percepisci gas di scarico bollenti fuori uscire. Una cosa senza senso. Nessuna moto è come lei. Ho abbassato la visiera. Sono rimasto solo con lei. E quando ho percorso quel lungo curvone a gas spalancato, infilando la sesta, mi sono reso conto di avere i lacrimoni agli occhi. Un istante che farà per sempre parte di me. Sono grato di averlo vissuto. Scusa, hai volato? Ho volato. Questo posto qua, caro Anto, che ormai tutti i nostri follower sanno che ti devono chiamare Hangar, senza H, perché è un nome fighissimo. È l'ideale per questa moto qui, questa Desmo 16, perché è un tratto di strada molto veloce e questa è una moto che non è che puoi portarla nelle stradine seconda, terza marcia, questa è una moto che gli devi dar gas. Madonna mia. Che ne pensi? Com'è stata? È verissimo quello che hai detto. Pensavo non mi accogliesse ben volentieri, no? Come moto, avevo timore e invece no. È la moto più figa sulla quale mi sia mai seduto. non c'è una cosa che non va bene. Cambio fantastico, i comandi perfetti, zero on off, dai il gas e lo puoi controllare, ne ha tanto, eh? Ne ha tanto, gliel'hai dato, pensi di averglielo dato, invece no, ce n'è ancora, manca ancora tutta l'altra metà. È una moto senza controlli. Bellissima. Questa, così, cruda. Questa qui ha lo scarico diretto e la centralina è mappata in modo da avere 215 cavalli e zero elettronica. Mamma mia, che inferno, ha un sound, mi ricorda quando Casey Stoner usciva dalla San Donato al Mugello nel 2007 che... andai a vedere il moto mondiale, fu una gara incredibile, non mi ricordo esattamente chi ha vinto, però vabbè, quello conta meno, okay. Il suono della moto. Beh, l'anno del 2007 è l'anno del mondiale di Stoner, no? Della sì, Ducati. Infatti purtroppo. Questa moto, sì, però è vero, sono d'accordo. Tifoso io di Vale. Uguale, anche assolutamente, però sta moto è uscita anche per celebrare quel mondiale lì. Infatti è del 2008. La moto è del 2008, sì, 1500 esemplari, questa è la 1110, okay. Però... la moto che ha vinto il mondiale ha un 800 di motore, quindi V4 di 90 gradi, 800 di cilindrata dell'ingegner Filippo Preziosi. Questa invece è un 1000, perché questa ha il motore del 2006, è il prototipo della MotoGP del 2006. RR infatti significa Race Replica, è la moto di Capirossi del 2006, ti ricordi quell'anno che fece? Bello. Un anno pazzesco, poi è successo quell'incidente a Barcellona e è andato come è andato il mondiale, che poi è l'anno che all'ultima gara Vale perse il mondiale ai danni di Nicky Hayden. Sì. Visto come sono andate le cose, alla fine da appassionato di moto va bene così. Hayden che ha vinto quel mondiale, oggi dico sono felice perché sia andata così. È incredibile che a noi sia stato concesso questo onore di guidarla per una giornata intera. Il suo valore oggi con questo chilometraggio si attesta circa attorno ai 90.000 euro. Incredibile! Ma dopo questa giornata mi permetto di dire che sono assolutamente meritati. E credo che nel tempo questo valore non potrà altro che salire.
In fondo è la moto che celebra la vittoria del primo mondiale di MotoGP della casa di Borgo Panigale.